Benvenuti in News Cronaca. Il tragico femminicidio di Giulia Cecchettina ha lasciato un'impronta indelebile nella storia recente del nostro paese. Recentemente, una notizia clamorosa riguardante sua sorella Elena ha scosso l'opinione pubblica, suscitando intense discussioni. Prima di addentrarci in questa notizia, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche. Elena Cecchettin, la sorella maggiore di Giulia, ha mostrato grande coraggio esponendosi fin da subito per riaprire il dibattito su questioni come il patriarcato. Nonostante il dolore per la perdita della sua amata sorella, Elena ha affrontato le telecamere per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla tragedia. Sia il padre Gino che la figlia Elena hanno affrontato i media per evitare che il sacrificio della loro amata Giulia fosse vanificato. A causa di questo spirito d'iniziativa, l'Espresso ha scelto di nominare Elena persona dell'anno, dedicandole la copertina. Il direttore del settimanale, Alessandro Mauro Rossi, ha giustificato la scelta, sottolineando l'urgenza di sensibilizzare sul tema dei femminicidi e citando le parole di Elena come una lucida analisi della cultura dello stupro e del patriarcato. Questa decisione ha ricevuto plausi da chi ritiene cruciale sensibilizzare sull'argomento, ma ha anche generato accese polemiche sui social. Alcuni utenti criticano sia le idee di Elena che la sua esposizione mediatica in televisione. In risposta alle polemiche, Elena ha affermato: «Sentivo di avere una voce. Sono felice che le mie parole siano state prese sul serio, spingendo le persone a desiderare un cambiamento concreto. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere in un commento, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video».